100% per 100 è la formula della cena benefica promossa dallo Specchio dei Tempi della Stampa che si è tenuta ieri sera nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Majestic di Pallanza. 100 posti che per l'elevata richiesta sono diventati 150, 100 euro a testa, il 100% in favore dei terremotati del centro Italia grazie a tutti gli sponsor che hanno messo gratuitamente a disposizione quanto necessario. Magica l'atmosfera, grande l'apprezzamento del pubblico e non poteva che essere così. In cucina 6 stelle dei fornelli, ciascuno ha firmato un piatto dall'aperitivo al dolce. Come vedi siamo tantissimi, ognuno organizzato in maniera splendida, tutta di chef abituati a queste cose. È una bella sfida per il Majestic e per il nostro staff che si cimenta in queste nuove esperienze e si confronta con altre persone. Condivisione di tutta una brigata, di tutti i cuochi che nelle proprie cucine si trovano qui al Majestic, è anche divertente. Se non c'è divertimento non c'è cucina, quindi viva la serata. Viva la serata, bello anche lavorare così insieme per una finalità importante. Sì, ma noi cuochi è il divertimento, uscire e trovarci assieme, trovarci tra di noi, per noi questa è festa. È un onore essere qui, arrivare ad Ariale con un nostro piatto, portare i nostri sapori, ci fa piacere essere qua. Lei non è nuova iniziativa di beneficenza, però questa insieme a tanti altri colleghi è speciale. Assolutamente sì, è una festa, a parte noi piace sempre lavorare insieme, ci divertiamo veramente, questa sera per uno scopo molto bello. Un filo conduttore in questo menù così diverso? Sì, penso che comunque sia sicuramente la cucina del territorio il filo conduttore di tutto quanto e poi penso la causa sia importantissima. Questo è dietro le quinte, ma è importante anche il lavoro in sala. Dobbiamo essere pronti per servire tutti contemporaneamente. Ci vuole concentrazione e tante gambe perché dobbiamo fare tanti chilometri. Il ricavato della cena è stato devoluto alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, impegnata direttamente nella ricostruzione nel centro Italia. È stata scelta Arquata del Tronto e in particolare la scuola elementare, media e materna. I soldi sono stati così importanti, le donazioni così importanti che hanno deciso di ampliare l'intervento anche alla palestra, quindi ci sarà una scuola da 900 metri quadri e una palestra da 500. Il progetto è già pronto, costerà 2 milioni e 200 mila euro, abbiamo raccolto circa 2 milioni in questo mese e mezzo, quindi ecco, siamo proprio alla volata finale. Quando cominceranno i lavori? Si spera entro 2 o 3 settimane, perché l'obiettivo è ricostruire esattamente dove c'era la scuola prima, quindi non appena la protezione civile rimuoverà tutte le macerie, entrerà in funzione la ditta già scelta, Altotesina, che ricostruirà completamente la scuola. 4 mesi di lavoro, quindi per febbraio, marzo, aprile, a seconda dei tempi, dovrebbe essere tutto pronto. Se si dovesse andare oltre i 2 milioni e 2, è già stato scelto un paesino piccolino sulle colline che è Sant'Arcangelo sul Nera, dove anche lì si andrà a fare un intervento più piccolo, perché difficilmente si raccoglieranno altri 2 milioni, però si farà qualcosa di cui il comune ha bisogno. Per un evento così speciale, un logo altrettanto speciale. Volevo anche dare l'idea che tutta questa solidarietà sono un po' le fondamenta su cui deve nascere una nuova, ecco in questo caso una nuova amatrice, insomma, questi paesi terremotati. E allora ho messo la cena che fa da fondamenta a questo evento. Al termine della serata l'omaggio degli ospiti agli chef che hanno raggiunto la sala, un ringraziamento a tutto il personale che ha contribuito all'ottima riuscita della cena e una sorpresa, i Van Houtens che hanno intonato la notissima Giovanni Rana.